sportivi, amici e amiche di Augusta, benvenuti e buonasera alla terza puntata di A Tutto Megara. Siamo qui pronti in compagnia di diversi ospiti per commentare la partita che si è disputata sabato scorso e vedremo un attimino di entrare nei particolari con i nostri highlights che stanno riscuotendo un grande successo. Ma come la puntata precedente, innanzitutto è nostro intendimento ringraziarvi per l'attenzione e la partecipazione sia nella nostra pagina Facebook A Tutto Megara, sia nel vedere le puntate sul nostro canale YouTube. Grazie e speriamo di continuare a fare un lavoro che a voi piace. Passo subito a salutare la mia compagna di viaggio in questa avventura, Jessica Bellistri. Ciao Jessica, buonasera. Ciao Giuseppe, buonasera a tutti. Il nostro opinionista, ciao Davide. Ciao, buonasera a tutti, ciao Peppe, ma non mi piace opinionista comunque. Non ti piace opinionista, ok. Ospite fisso, dai, ospite. Hai firmato fisso. Il contratto per questo, no, dai. Sì, vabbè, ok. Passiamo anche a presentare gli ospiti della squadra qui stasera. Abbiamo il capitano del Megara, Fabrizio Scatà. Ciao Fabrizio. Ciao Peppe, buonasera a tutti. E abbiamo qui con noi uno dei giovani della squadra di Mister Riccobello, Simone Ravisarda. Ciao Simone. Ciao Peppe, salve a tutti. Eccoci qui, quindi questa è la formazione di stasera che ci porterà a commentare la vittoria del Megara, ma passerei subito, Jessica, a vedere i risultati di questa settimana. E mai scordato un'altra volta. Ah, mi sono dimenticato un'altra volta. Eravamo rimasti d'accordo in maniera diversa. Ecco, dico, questa volta eppure eravamo rimasti d'accordo diversamente. Ma sarà il viola probabilmente. Sarà il viola che... Io ti svelo un segreto, non so ma se tu hai chissà tu che maglietta hai questa sera, di che colore, non lo so. Non si può dire. Viola di solito porta male. Io temo che la puntata non possa essere caricata neanche questa settimana in tempo. Attento. Sarà responsabilità tua, Giuseppe. Ho capito. Qualsiasi intoppo. Sfateremo questo tabù. Allora, salutiamo anche Fratelli Puppa. Sono solo, sono single stasera. Ma sta diventando un'abitudine. No, praticamente la settimana scorsa è andato a conoscere biblicamente la propria fidanzata e poi ha dormito col sederino scoperto e ha la febbre a 38. Ma com'è andato questo incontro biblico? È stato lungo con i tempi della Bibbia oppure è stata una cosa... Lui dura tanto. Ah, ok. Comunque no, si era ripreso anche perché ci sono testimoni, ci hanno visti alla partita. Ah, noi vero, siamo, ne parleremo. Presente la partita. Sono girate foto di incontri dopo 18 certo, anni, non certo. So, ho visto, ma ne parleremo sicuramente. Anni, sicuramente. Grazie anche al fratello Puppa, quindi stasera ci sentiremo da qui a breve. Jessica, passiamo quindi a leggere i risultati della quinta giornata. Il quinto turno che si è giocato il 19 ottobre. Aquila Semmicalese, Lineri Mister Bianco 1-1. Carlentini Real Città di Paternò 2-3. Castel di Iudica, Palagonia 0-4, Megara Augusta, D'Agata 3-1, Militello Valcatania, Kennedy 3-1, NB Mister Bianco, Mirabella 1-2, Sporting Obea, Nuova Niscemi 4-0. Ecco, prima di andare a vedere subito la classifica ed entrare nei commenti, Fabrizio, volevo subito farti così una osservazione sulla base di questi risultati. Sembra che il campionato stia pigliando una piega ben delineata. Ci sono 3-4 squadre che fanno dei risultati anche molto chiari. 4-0, 3-0, 3-1, quindi parliamo del Militello, dello Sporting Eubea, del Megara, del Palagonia. La tua impressione? Diciamo che il campionato si sta spezzando in due tronconi e vedo come il Palagonia, Sporting Eubea e Militello le squadre diciamo che ci possono dare del filo da torcere fino alla fine. E niente, dobbiamo temere queste squadre, le altre comunque non sono da sottovalutare. Bene, grazie Fabrizio. Davide, su questa osservazione la ritieni giusta o è ancora troppo presto per fare questi ragionamenti? Ma diciamo che tutto sommato è ancora troppo presto, però è chiaro che già comunque la situazione va delineandosi e comunque il Megara c'è. Il Megara c'è. E si vede. Il Megara c'è. Bene, passiamo alla lettura della classifica. Vediamo quindi dopo il quinto turno la classifica del campionato di prima categoria Girone G cosa prevede.
Alla vetta di questa classifica questa settimana abbiamo il Militello Valcatania con 12 punti, a seguire il Megara Augusta con 10 punti e lo Sporting Obea con 10 punti, Real Città Paternò 9, Lineri Mister Bianco 8, Palagonia 8, Nuova Niscemi 7, Mirabella 7, Aquila Semmicalese 5, Kennedy 4, Carlentini 2, NB Mister Bianco 2, D'Agata 1 e Castel di Iudica 0. Sempre ricordando che ci sono diverse squadre che mancano di una partita, per cui anche la posizione del Megara è sempre relativa alla mancanza di una partita, come Sporting Obea, Real Città Paternò, Palagonia, Mirabella, Carlentini. Una partita in meno quindi per queste squadre, brava Jessica. Il Megara ha sempre quella partita non convalidata dalla Lega, vedremo nei prossimi giorni un attimino quello che succederà. Ci sono le altre squadre che devono recuperare una partita, partite quelle rinviate a causa di quel maltempo che ci fu nella Sicilia orientale due domeniche fa. Diciamo che, Davide, il Megara... No, notavo che è sempre più preparata e sempre più brava. Sì. Sì. Adesso viene anche al campo, quindi ormai è coinvolta al 100%. Certo. Dai. Diciamo che le stavo chiedendo, il Megara ha il proprio destino tra le mani. Ma come detto la puntata scorsa, è chiaro, ho visto della negatività anche nelle interviste che poi andremo a vedere, eccetera. Che tutto sommato fare un po' di autocritica ci sta sempre, però vedo un po' troppo negatività. E tutto sommato, con tutti i problemi, infortuni, come dicevamo la volta scorsa, calo fisico, leggero calo fisico generale, fisiologico, aggiungerei, vuoi per gli infortuni, vuoi per il caldo, non ci dimentichiamo, certo, che sabato c'erano, se non c'erano 40 gradi poco ci mancava, l'umidità eccetera, e teoricamente potremmo essere a punteggio pieno, perché io, certo, ricordo sempre 0-0, gol annullato da 3 punti. E poi alla fine, certo, la partita che per adesso è in sospeso è una partita vinta, che era stata vinta, per cui in teoria è punteggio pieno, quindi, certo, con tutti i problemi, con tutto quello che vogliamo dire, però la squadra vuol dire che il potenziale c'è, si può solo migliorare, si deve migliorare e si può lavorare bene. Bene, già è entrato un pochino Davide nel commento un attimino anche tecnico della partita e lo faremo da qui a breve. Prima di commentare quindi la partita, andiamo a vedere chi ha vinto per questa settimana il nostro gioco pronostico, quindi chi aveva previsto il 3-1 da parte del Megara in casa con il D'Agata. Precisando che il gioco prevede che vinca la persona che scrive per primo il pronostico. Questa settimana due persone hanno scritto lo stesso risultato nello stesso minuto, ma per alcuni secondi ha vinto. Vediamo subito l'immagine di chi è il vincitore di questa settimana. Diego Di Mare quindi è il vincitore di questa settimana del gioco pronostico. Mi raccomando, la prossima settimana continuate a partecipare. Da venerdì sera sarà... c'è un conflitto di interessi? Diego Di Mare? Non c'è nessun conflitto di interessi, è solamente mio fratello, però è stato bravo. Io ci noto un po' di marcio, sinceramente. Comunque, magari se io fossi in famiglia, zio, nipote, sì, è tutto in famiglia. Se io fossi nell'altro ragazzo che ha vinto, che ha pronosticato il 3-1, un reclamo scritto lo farei. Certo, abbiamo pubblicato alle 21 il gioco, alle 21:15 c'erano già 20 pronostici. La persona che ha vinto, ma anche l'altro ragazzo che ha indovinato il risultato, alle 21:12 hanno scritto il risultato. Quindi... insomma, il gioco sta avendo un grande successo, forse l'incentivo del premio sta... Perfetto, sì, sta sì. Io avrei un'idea comunque, eventualmente. Dilla. Il primo premio per il risultato esatto, qual è, a che cosa corrisponde? Il solo è bibita. Magari le patatine nel caso in cui... e ci fosse un secondo risultato, un ex aequo nello stesso minuto. Ok, allora le patatine le pago io. Perfetto. Per il secondo. Quindi il secondo vincitore di questa settimana, Gabriele Accardo, deve trovare i fratelli Puppa. E non so se è una cosa facile perché sono ricercati. Nel senso che non sappiamo chi sono. C'è un buon omaggio per le patatine fritte. Abbiamo trovato uno sponsor. Trovato uno sponsor. Bene. Visti il vincitore di questa settimana del gioco pronostico, passiamo alla lettura dei tabellini.
della partita di sabato del Megara. Quindi vediamo come sono scese in campo le squadre. Dunque, per il Megara sono scesi in campo Passanisi, Rapisarda, Rizza, Scatà, Marziano, Miceli, Di Grande, Pasqua, Di Mauro, Migneco e Vena, l'allenatore Ricco Bello, e in panchina Rizza, Musumeci, Cardile, Massa, Lentini, Martinez e Ricco Bello. Invece per il D'Agata abbiamo avuto in campo Genovese, Campisi, Indelicato, Benigno, Di Giovanni, Mardi, Valastro, Molino, Trovato, Belgiorno, Raineri, l'allenatore Indelicato, e poi in panchina Procida e Bonsignore. L'arbitro della sezione di Messina era Sacca. E ci sono due errori, Jessica, mi dispiace, perché in campo io ho sentito che c'era anche Benzema. C'era Benzema e poi in panchina non può essere che c'erano solo due giocatori, come mai? Allora c'era sicuramente quel Benzema, è il soprannome che i ragazzi hanno attribuito, i ragazzi del Dakar hanno attribuito ad un loro compagno di squadra, ma sicuramente Benzema gioca con la Francia come nazionalità, non so in che squadra in questo momento. Real Madrid. Nel Real Madrid. Ecco, il Benzema gioca nel Real Madrid. A proposito del Real Madrid, mi viene subito così una cosa prima che la dimentico, guardate bene il nostro capitano, anche se comunque non gioca più con Real Madrid, è il sosia di Khedira. Di Khedira, la fotocopia. Centrocampista, stesso ruolo e si muove allo stesso modo dentro il campo. Fateci caso. Bene. Allora, cade il Conte in banca. Quello è diverso. Sicuramente quello è diverso. Quello è diverso. Ok, farei una domanda a Simone prima di cominciare a vedere qualche azione della partita. Era una partita questa particolare che si temeva anche da un punto di vista, diciamo, dell'aggressività degli avversari in generale. La prestazione la commentiamo da qui a breve. Come hai visto l'approccio degli avversari in campo? Erano giustificate queste paure oppure alla fine è stata una partita normale? E come giudichi anche l'operato dell'arbitro in campo? Beh, allora, sapevamo comunque che gli avversari venivano da tre partite con tre risse e quindi c'era questo timore di qualche problema in campo. Beh, nel frattempo però, così rispondiamo anche al fratello Puppa che chiedeva come mai solo due due componenti della panchina. Perché c'era squalificato? Cosa io da dire? Come? A tal proposito avrei io una cosa da dire. Sì. Facciamo finire Simone e poi intervieni certo. Tu. Ok. Comunque poi si sono dimostrati ragazzi normali, senza nessuna cosa di strano. Perfetto. L'arbitro si è comportato molto bene, per me è il migliore fino ad adesso. E niente. Bene, si è fatto rispettare dagli avversari, non c'è abito stato nessun con personalità. Problema. Sì, giovane ma con tanta personalità. Sì, devo dire che in effetti questo Sacca di Messina mi ha fatto una buona impressione. È stato uno dei migliori che fino ad oggi abbiamo visto al Megarello e non solo. Fratello Puppa, no, è stato divertente, se non sbaglio, il fallo che ha fatto il supereroe Capitan Scatà. Scatà sul difensore, quello con i capelli lunghi. Sì. L'ha rovinato poi a terra. Fortunatamente non si è fatto nulla di particolare. Il portiere è andato verso l'arbitro dicendogli in dialetto triestino: un mare che sto domani se ne gliela gioia! Sì, più o meno così. E la cosa più bella, è stata quando poi Davide Vena, sì, ha chiesto al difensore, questo che poi si è rialzato finalmente, gli ha chiesto: oh, ma dove lavori? Sguardo minaccioso con due soli denti, bellissimo. Confermo. Bellissimo. Scene belle, quindi ci sono state. Scene che si vedono in questi campi, prima categoria, promozione, ne vedremo delle belle. Ne vedrai anche tu, Davide, perché ne ho anche per te. Allora, cominciamo a vedere qualche spezzone di partita e a commentarlo insieme. E proprio diciamo che è stata una partita che il Megara, capitano. L'approccio, parliamo di questo, l'approccio alla partita. Domenica scorsa non era stato granché, sabato scorso ci si aspettava sicuramente una reazione psicologica della squadra al di là del risultato che poi è stato positivo. E insomma, ma diciamo che sotto l'aspetto tecnico-tattico non è stata una gran partita, però l'importante era vincere dopo quel mezzo passo falso di San Michele. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ci prendiamo questi 3 punti e niente. Bene.
ci pigliamo questi tre punti. È stato un attimino quello che ha detto un mister Riccobello a fine partita, un pochino non proprio felicissimo, diciamo un pochino arrabbiato, sicuramente dovuto alla prestazione. Vediamo le azioni. Ed è giusto che lui sottolinei questi aspetti di approccio, di mancanza di... Perché meglio di lui non li conosce nessuno questi ragazzi, no? Perché certo, da diversi anni che ce l'ha in squadra e sa il potenziale che hanno, e quindi è giusto che pretenda di più da loro. Bene, continuiamo ad andare avanti con gli highlights del primo tempo della partita. Questa è un'occasione di Migneco non andata a buon fine da parte della squadra neroverde. Qui c'è un'altra azione ancora. Qui non so com'è, non ho capito com'è che la palla non è entrata, non lo so. Qui la palla non è entrata. Diciamo che nonostante questa non aggressività, il Megara ha avuto le occasioni da subito per andare in vantaggio. C'è anche un tiro di Capitan Scatano, mi sembra. Sì, magari in queste due partite stiamo sbagliando l'approccio. Speriamo dalla prossima partita di avere un approccio diverso alla gara e di partire subito col piglio giusto, non aspettare l'avversario, di essere più determinati. Sì, anche perché la prossima partita sicuramente l'avversario sarà di caratura un pochino più superiore rispetto agli ultimi avversari del Megara. E qui c'è un'altra azione che vediamo pericolosa della squadra di mister Riccobello. Questa azione dove c'è il tiro di Vena, se non erro, sì, si è riuscito a smarcare e non è riuscito a concludere in porta. Davide, che stavi dicendo? No, ho visto che la calciava di sinistro, che insomma... Non è proprio il suo piede, volevi dire, forse. Questa è la punizione di Pasqua che è andato vicino, è stata rinviata dal portiere, è andato vicino al gol. E poi ancora il Megara, siamo nei primi minuti, a questo punto forse anche un pochino più avanti, cerca di portarsi in vantaggio. Questo è un tiro andato fuori. Simone, qui già siamo intorno al trentesimo, siamo vicini al gol del vantaggio di Mauro. Cosa si prova in campo quando vedi che l'avversario è sicuramente alla tua portata e non sblocchi la partita? Cresce un pochino d'ansia nel voler cercare di andare in gol? Sì, magari non arrivando il gol, avendo le occasioni, vedendo comunque l'avversario che è abbordabile alla portata, può salire anche un po' di nervosismo e di euforia per trovare il gol. Però poi fortunatamente è arrivato e tutto... ci siamo calmati. E tutto si è sistemato. Continuiamo quindi a vedere le azioni. Se non sbaglio dovrebbe essere proprio questo il gol di Mauro al 36esimo del primo tempo, il terzo gol di Mauro, quindi con la maglia nero-verde. E il primo tempo che poi dopo questo gol gli ospiti provano a pareggiare la partita, però sostanzialmente non sono neanche pericolosi nelle loro azioni. Primo tempo quindi che si conclude, come possiamo vedere, con questa reazione. Ecco, a questo punto ci fermiamo per un paio di minuti e poi ricominciamo con gli highlights del secondo tempo.